Ready, aim, fire. Ciao ragazzi, qui è Lollo e come sempre il suo LOL Club carico, pieno di vita e voglia di commentare. Tanti like per il LOL e il suo LOL Club, molto bene, la community sta crescendo alla grandissima. Siamo tornati con American Truck Simulator, come vedete. Nella precedente gameplay ho fatto una semplice consegna. Siamo nel sud est americano, per cui il nostro obiettivo è girare tutta l'America. Qualcuno mi ha chiesto: vai in Michigan, voglio i grandi laghi. Qualcuno mi ha chiesto: andiamo a New York, Los Angeles. Andiamo ovunque, ragazzi, in USA, ovunque con il LOL e il suo LOL Club. Partiamo subito col gameplay. Come vedete, questo cambio in sovraimpressione perché io ho scelto come marchio iniziale il Kenworth, bellissimo bestione come potete vedere, ma siamo ancora all'inizio, per cui siamo dei lavoratori dipendenti. Ci è arrivata una mail nel frattempo, il solito concessionario che ci dice: ci sono dei Kenworth in vendita, concessionario a Jacksonville, ma noi ovviamente, non avendo ancora molti soldi, non avendo fatto ancora prestiti, partiamo subito con un'offerta di lavoro come lavoratore dipendente e iniziamo il nostro viaggio da Jacksonville. Tentiamo di andare a nord, vediamo cosa abbiamo. Direi un bellissimo Jacksonville New Orleans, alimentari confezionati, 25.000 libbre. Abbiamo questo bellissimo Kenworth T680 Midroof Sleeper. Andiamo in Louisiana, ragazzi, dalla Florida io andrei in Louisiana, come vedete, 517 miglia. Accettiamo il lavoro e go verso il Louisiana. Nel frattempo ci è arrivata una nuova mail, vi faccio vedere immediatamente il nostro carico Walmart, eccolo qua, come dicevo, il nostro Kenworth di nuova generazione, bello. E io direi di andare e uscire da questo nostro deposito azienda. Dai Lollo, go in USA. Guardate a destra, ragazzi, guardate, scusate, c'è uno che vende i panini. Oh, mi dai un panino con la porchetta? Grande, ce l'hai in America? Mi sa di no, eh. Solamente nella zona di Roma e limitrofi. Guardate, sorvegliatore a sinistra. Abbiamo un grande lavoratore. Grande, azienda spettacolare. Eccoci qui, usciamo. Tre che discutono. Oh, l'investo quasi quasi. Oh, attenti che ben vesto. Togliete, oh. Grande, mamma mia. Che grande. Vai, passiamo, senza paura. Vai Lollo, vai Lollo, vai Lollo. Usciamo da Jacksonville per procedere verso il Louisiana. Ragazzi, volevo farvi vedere lo spettacolo dello scenario americano, guardate. Classiche case della Florida, con queste palme gigantesche sui lati della strada, bellissimo. Guardate la limousine, guardate la limousine. Spettacolo, mi sono fermato in mezzo alla strada, ma non mi interessa, grande limousine. Questo cos'è? Un club? Ah no, video games. Ragazzi, lì giocano, grande, una bischetta. Una bisca. Tanto il semaforo era rosso, aspettiamo. Eccoci usciti da Jacksonville, amici. Le ampie strade americane. Questa è solo a due corsie, ma ne incontreremo anche a quattro. Tutte percorribili, più la corsia di emergenza. Ve lo dico perché Lollo, nella sua vita reale, è stato anche in America. Nella zona di New York, Boston, Washington, Philadelphia. Ne ha viste, eh? Ne ha viste. Grande.
e devo dire che questo simulatore rispecchia perfettamente la grafica dell'ambiente americano, nettamente. Guardate che bestioni questi alberi, oh! Alberi secolari. Grande. Lollo. Riflesso della luce con le nuvole, guardate davanti a noi. Luce opaca, sono le 7:30 del pomeriggio. Tramonto e noi andiamo verso la Louisiana. Ci andiamo ad ascoltare un po' di jazz in Louisiana, ragazzi, dai. Ah, piccola parentesi, la Louisiana è anche la terra delle ottime aragoste. Ragazzi, quindi jazz e magnata d'aragoste, dai! Siete pronti? LOL Club, pronti? Commentate, ditemi se vi piace il pesce e l'aragosta. La musica jazz è un po' particolare, ma noi ce la facciamo piacere, dai! Noi siamo al LOL Club, andiamoci a divertire, dai! Tutti con il lollo! Ragazzi, Lollo matto, ripartito con i suoi sorpassi matti. Superiamo tutti. Go Lollo. God listens to Metallica. Avete visto? Chi ha fatto la mod è un amante dei Metallica, grande. Ci piacciono anche a noi. Vero LOL Club? Dai. Grandi sorpassoni del Lollo. Oh, oh, sfiorato, mamma mia, ho sfiorato l'incidentone. Stai attento, stavo per fare una grandissima lollata. Hai superato. Vai, continuiamo verso Louisiana. Ogni tanto vedo in sovraimpressione che i nostri amici di Steam mi contattano, mi chiedono: ma stai registrando? Ma certo, il LOL Club è in viaggio, ragazzi. Ovvio che si registra e si va avanti. Dobbiamo esplorare USA. La polizia ci ha sorpassato. Quasi un po' paura. Ecco, non ci fermate. Oh, oh. Via. Mamma mia. Vado addosso alla polizia. Che succede, ragazzi? Mi tolgono la patente a vita. Dai. Altri sorpassoni del Lollo. Pazzo Lollo dietro la polizia. Sta là davanti. E sorpassare tutti, Lollo. Vai. Belli anche i rimorchi americani, ragazzi. Particolari. Completamente differenti da quelli europei. Poi vi farò notare la differenza anche. Eccoci tornati sulla nostra corsia a destra e proseguiamo. Ragazzi, tra una rollata e l'altra siamo a circa 100, poco più di 150 miglia all'arrivo. E a sinistra abbiamo una cittadina che si chiama Mobile. Ma che è, oh? Playmobil, forse. Ci stanno tutti i pupazzetti della Playmobil. Grande. Ragazzi, mi è arrivato il messaggio che sto per finire il gasolio, ma non ci sono nelle vicinanze pompe di benzina. Come facciamo? Adesso voglio proprio vedere cosa fa il Lollo. State con me, eh? Mancano 90 miglia, non so se ce la faremo con quel poco gasolio. Qui non ci sono pompe di benzina. Non so che cos'è questa parte della Louisiana. Lì c'è il mare, guardate a sinistra. Bellissimo. Ah,
Ragazzi, siamo a Gulfport. Spettacolare zona marittima. Classico palazzone vacanziero. Guardate. Parcheggione. Vai, ristorantino, bellissimi. Sì, ma il nostro problema è il gasolio, ragazzi. Senza quello dove andiamo? Qui non ci sono benzinai. Oh! 50 miglia ancora. Ah, ragazzi, siamo in riserva. Allora, guardate a destra, c'è la nostra bandierina sul navigatore, ovviamente. Siamo quasi arrivati a New Orleans. Ci aspettava il Jets, come al solito. New Orleans è proprio la patria. Grande ponte. Stupendo. Intanto vi faccio vedere un po' lo scenario, ma sono un po' preoccupato. Arriviamo proprio al limite con la consegna. Certo, a New Orleans c'è il benzinaio. Però vediamo, ci vado o faccio la consegna? Grande dilemma, lollo. Ce la rischiamo, ragazzi? E dai, sì. Arriviamo proprio lì lì, pelo pelo. In riserva. Ecco qua, esplorata New Orleans. Che ci dice? Il navigatore ci dice vai a destra, lollo. Eccoci. Andiamo. Ancora on the right. Ancora on the right. Arriva qualcuno? Non c'è nessuno, ti credo. Ti credo, non c'è nessuno. Sono le 2 di notte. Completamente svuotata la città. On the left, ragazzi, seguitemi. Lollo deve arrivare con il suo carico a destinazione. Che ci mancano? Niente, siamo arrivati. Un miglio, nemmeno. Un minutino. Dai. Poi guardate dalla cartina, dal navigatore. Il benzinaio sta dopo la consegna. Cioè, è proprio assurdo. No, il semaforo non ci voleva. Togliti. Deve passare il lollo. Eccoci arrivati. Forse ce l'abbiamo fatta. Da Heddis, la nostra azienda d'arrivo. Altro supermercato complicato. Vai, scegliamo come al solito. La distribuzione dei rimorchi. Giochiamo sempre sul sicuro, visto che anche poco gasolio. Tac. Andiamo a parcheggiare. Ciao caro. Fai la guardia di notte al supermercato? Sapete che in America i supermercati sono aperti fino a tardissimo. Anche 24 ore su 24 alcuni. Quindi, giusto così. Eccoci arrivati, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta anche oggi con il LOL in riserva. Eccellente. Alimentari confezionati da Jacksonville a New Orleans. Abbiamo guadagnato i nostri 5.700 dollari. Secondo livello, bene. Direi di andare a fare carico pericoloso. Sì, direi di fare la classe 1, gli esplosivi. Vai, dinamite, fuochi d'artificio e munizioni. Dai così, lollo. Applichiamo. Eccoci qui, ragazzi. Anche per oggi il nostro gameplay è terminato. Divertimento con Lollo in riserva. Siamo arrivati a New Orleans in Louisiana. Stasera ci aspetta il Jets. Stasera ci aspettano le Aragoste. Ragazzi, rimanete sempre sintonizzati. Si viaggia in USA con il Lollo e LOL Club. Alla prossima. Ciao ciao.